Buongiorno, mi chiamo Monica Marchi e insegno letteratura italiana al Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne di Siena. Ho pensato di occupare questa mezz'oretta che passeremo insieme parlandovi di un argomento che amo molto, e cioè della nascita del genere novella sancita con il Decameron di Giovanni Boccaccio. E inizierò questo brevissimo intervento ponendo due domande non semplicissime. E cioè la prima è questa: che cos'è il genere novella? E la seconda: che posto occupa tra i generi letterari? Partiamo rispondendo dalla seconda perché è un pochino più semplice. Il genere novella nel gota dei generi letterari ha occupato un posto che potremmo definire miserevole. Infatti è stata ignorata da Aristotele e dagli Alessandrini, è stata trascurata dagli aristotelici cinquecenteschi ed è stata poco frequentata, se non quasi ignorata ancora una volta, sino all'Ottocento, quando gode di un periodo di particolare fortuna, soprattutto grazie all'impegno di alcuni eruditi che si sono dati da fare, diciamo così, per cercare tutta una serie di testi dimenticati, rimasti inediti e quindi riscoperti e pubblicati spesso in miscellanee, cioè in antologie che racchiudevano novelle, testi novellistici, oppure anche in piccolissimi opuscoli nei quali le novelle venivano pubblicate o singolarmente o a piccolissimi gruppi o a coppie. Nonostante il Decameron abbia giocato un ruolo fondamentale sia per la nostra storia letteraria sia per la nostra storia linguistica, manca tuttavia un tentativo di formalizzazione del genere novella. Se escludiamo alcuni tentativi cinquecenteschi, sporadici, il più importante del quale forse è un trattato del 1574 ad opera di Francesco Bonciani e che prende il titolo di Lezione sopra il comporre delle novelle. L'impressione che si ha è che l'aspetto sfuggente, magmatico, la sua duttilità, la sua polimorfia, la sua capacità di adattarsi, di sapersi adattare a diversi contesti sociali e culturali, abbia scoraggiato ogni tentativo di formalizzazione teorica, ogni tentativo di rintracciare dei tratti distintivi e di trovare una etichetta appropriata a rappresentare un genere dalle mille sfaccettature e dalle mille variabili. Torniamo ora al quesito iniziale, e cioè come potremmo definire la novella. Se volessimo dare una definizione all'ingrosso, potremmo dire che la novella è una narrazione breve, generalmente in prosa, perché poi esistono in realtà anche delle novelle in versi, ma sono assolutamente marginali. È un testo nel quale compaiono esclusivamente personaggi umani, che sviluppa contenuti verosimili ma non storici e che nella maggior parte dei casi è priva di finalità morali o conclusioni moraleggianti esplicite. Tutte queste caratteristiche in realtà servono per definire la novella, ma la definiscono in contrapposizione ad altri generi. Ad altri generi brevi, per lo più di ambito romanzo, tutti caratterizzati da un'unica caratteristica comune, e cioè dalla brevità. Abbiamo detto narrazione breve, generalmente in prosa, a differenza invece della narrazione in versi, ad esempio dei Fabliaux. Abbiamo detto personaggi umani, a differenza invece della favola esopica, e abbiamo accennato a contenuti verosimili, a differenza invece della fiaba, ma non storici, a differenza di un altro genere, l'aneddoto.
E abbiamo detto che la novella, nella maggior parte dei casi, non ha finalità morali o conclusioni moraleggianti esplicite, a differenza invece dell'exemplum. Questi generi letterari che ho appena elencato sono forme appartenenti a quella che viene definita narratio brevis medievale, ampiamente sviluppati dai nostri cugini francesi, quindi nella vicinissima Francia, e che influenzano in modo più o meno importante anche la nostra storia letteraria. Se proviamo a osservare la tradizione dal punto di vista dei copisti medievali, notiamo una sostanziale differenza tra i codici che trasmettono questi tipi di testi, cioè la narrativa breve, e i codici che trasmettono la lirica. Mentre i codici che trasmettono la lirica sono dei codici molto preziosi, dalla confezione eccezionale, sono codici bellissimi, miniati, illustrati, i codici invece che trasmettono la narrativa breve romanza, sono codici decisamente più modesti, meno elaborati. Sono codici che trasmettono questi testi inserendoli in un codice soltanto inserendoli all'interno dello stesso manoscritto soltanto perché accomunati da un unico elemento, quello della brevità, cioè senza fare una selezione di tipo appunto stilistico o di tipo di genere. In sostanza, all'interno di questi codici medievali possiamo trovare sia testi comici, sia testi tragici, possiamo trovare testi profani, ma anche testi religiosi, uno accanto all'altro, o testi morali, moraleggianti, e testi osceni. Quando si affermano le forme narrative brevi romanze? Si affermano in Francia tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII, in contrapposizione ad altre forme narrative, quali, il romanzo cortese e l'epica. Si affermano in risposta ad un nuovo contesto sociale scaturito dal passaggio dalla società feudale ad una società urbana. A differenza dei romanzi del ciclo arturiano o dei poemi del ciclo carolingio, tutta la narrativa breve romanza intende rievocare una realtà più vicina, una realtà presente e contemporanea, e i protagonisti delle storie narrate dovevano essere persone allo stesso livello degli ascoltatori-lettori. Tra autore e lettore, insomma, si doveva instaurare una immedesimazione simpatetica sia dal punto di vista storico e sociologico, ma anche e soprattutto psicologico. E non di rado, infatti, i narratori sono gli stessi protagonisti dell'azione narrativa. Come si colloca il genere novella rispetto a questo tipo di narrazione breve romanza? Potremmo dire che il genere novella compie uno scatto in avanti, cioè compie una sorta di upgrade, potremmo dire oggi con un termine moderno, rispetto alla narratio brevis romanza, e questo perché ne assorbe tutti i tratti distintivi, rielaborandoli e rinnovandoli. Questi tratti distintivi che la novella coglie entro di sé sono dei tratti distintivi che sono spesso presenti nella tradizione breve precedente, allo stato di tendenza, e sono tratti distintivi che la novella porta a maturazione, alla sua realizzazione più matura e soprattutto alla sua realizzazione artisticamente più elaborata e consapevole. E in particolar modo trovano nel Decameron il loro maggior esponente e più maturo. Potremmo dire che ciò che compie Boccaccio attraverso il Decameron sia proprio
la consapevole affermazione di un genere nuovo attraverso un cosciente e moderno progetto di riscrittura di temi già noti e di generi ormai tradizionali, teso a riordinare e assorbire un intero patrimonio narrativo. Abbiamo detto progetto consapevole, ma anche progetto maturo. Difatti, la scelta del codice linguistico, cioè la prosa, sancisce l'emancipazione della prosa dalla poesia. Con questo voglio dire che con la novella e principalmente con il Decameron, la narrazione in prosa non è più un genere marginale, un genere secondario o basso, ma è divenuto un genere autorevole e prestigioso e consapevole del proprio spessore artistico. Venendo ora al Decameron, attraverso la narrazione dei 10 giovani della lieta brigata, il testo narrativo viene fissato nella sua forma definitiva e secondo un'articolazione stilistica e, alta e autoritaria. Alta e autoritaria perché artisticamente realizzata. E autoritaria anche perché realizzata da un auctor, cioè da un autore specifico, da un unico autore, da Boccaccio, che rielabora storie a volte sì già preesistenti, trame a volte sì già preesistenti, ma le rielabora facendone una cosa nuova. Questa è una sostanziale differenza rispetto alla narratio brevis romanza, che è invece una letteratura anonima, che è una letteratura che nasce come letteratura orale e che si trasforma nel passaggio di bocca in bocca e che viene fissata poi solo in un secondo momento, cristallizzata nella forma scritta, nella pagina. E viene cristallizzata nella pagina spesso in un momento successivo, ma anche molto lontano rispetto alla sua data di nascita. C'è un gap molto ampio, quindi, tra la narratio brevis romanza e la scrittura novellistica decameroniana. Non si tratta infatti più di racconti affidati all'oralità e fissati sulla pagina solo in un secondo momento, ma di racconti nati per essere letti ancora prima che ascoltati, con delle ben precise ambizioni artistiche. L'oralità, tuttavia, in un certo senso, sopravvive ed è testimoniata dalla fictio, cioè dalla narrazione. In un certo senso, la dimensione orale è conservata dai 10 narratori, dai membri della brigata, perché la rappresentazione della loro azione di raccontare episodi che affondano le radici nell'eredità classica medio-latina e romanza è tradotta in una scrittura unica e irripetibile grazie alla mediazione dell'auctor Boccaccio. Con Boccaccio, insomma, la narratio brevis ha esaurito la sua sperimentazione e ha raggiunto una canonizzazione. Una canonizzazione equivalente a quella perpetrata, ad esempio, da Boccaccio nella poesia, ma per certi versi una canonizzazione ancora più rivoluzionaria rispetto a quella di Petrarca. La grande consapevolezza letteraria di Boccaccio sta anche nell'aver progettato non una semplice raccolta di novelle, cioè non una raccolta di novelle entro la quale i testi sono accostati gli uni agli altri senza nessuna struttura, ma ha progettato un vero e proprio libro di novelle, scandito da una stringente serie di regole, da una stringente serie di simmetrie e da tutta una serie di elementi di variatio, cioè di elementi che sovvertono queste simmetrie,
che però contribuiscono alla creazione di un organismo molto saldo e di un libro molto compatto. Si pensi soltanto all'escamotage della cornice e all'invenzione della lieta brigata, formata da un gruppo di 10 ragazze, sette, da 10 ragazzi, scusate, 7 ragazze e 3 ragazzi, che allontanatisi da Firenze per sfuggire alla peste, si rifugiano in campagna. Si rifugiano in campagna dove, dopo essersi imposti delle regole di civile convivenza, elemento fondamentale del libro e della concezione di Boccaccio, stabiliscono di alleviare il peso della solitudine, dell'isolamento, dell'allontanamento sociale, potremmo dire oggi, attraverso dei passatempi. E il passatempo migliore che permette una civile convivenza senza il pericolo di poter incorrere in tensioni è quello della lettura. L'unico passatempo che non crea dei problemi è la lettura, perché a differenza di altri giochi, nella lettura è impossibile che si creino delle fazioni e che qualcuno tenti di sopraffare l'altro. Oltretutto, nel gioco delle parti, Boccaccio stabilisce anche, nella finzione, Boccaccio stabilisce anche delle regole per le quali a turno, i membri della brigata sono anche il re o le regine di una giornata e quindi hanno modo di testare sulla propria pelle tutti gli oneri che sono propri di un regnante e tutti gli onori. L'unico passatempo è appunto quindi la narrazione orale di una novella da raccontare a turno ogni giorno alla presenza di tutti, disposti simbolicamente a forma di cerchio. Quindi, secondo la figura geometrica che rappresenta l'uguaglianza ma anche la perfezione. A ben vedere, attraverso l'escamotage della rappresentazione dell'azione narrativa, Boccaccio riconosce l'origine orale della novella, genere a cui sta contribuendo a dare forma, vita e dignità letteraria. Infatti, i racconti decameroniani sono sì scritti, e prima di tutto scritti e scritti per essere ascoltati, per essere letti, ma sono messi in bocca ai 10 narratori che si alternano secondo regole ben precise e prestabilite. Allo stesso tempo, però, Boccaccio riconosce anche il proprio impegno letterario e lo possiamo. Questa consapevolezza è ben chiara quando nella introduzione alla quarta giornata leggiamo l'intervento in prima persona di Boccaccio, intervento con il quale l'autore intende difendere la propria opera, il Decameron, che nel frattempo aveva iniziato a circolare alla spicciolata, cioè alcune parti del Decameron hanno iniziato a essere diffuse e lette, e interviene a difesa della propria opera contro quei detrattori che stavano accusando Boccaccio. E Boccaccio si difende dicendo che tutto sommato non si è poi così allontanato né dal Monte Parnaso né dalle Muse. Cioè a dire che non si è poi così allontanato molto dalla poesia, poesia intesa come alta letteratura. Consapevolezza letteraria, quindi, di cui la cornice rappresenta un elemento preponderante e strutturante e che nel corso dei secoli ha vissuto però dei periodi di alterna fortuna. Se infatti la cornice è l'aspetto dell'opera che un autore come Petrarca ha apprezzato
e che uno studioso come Bembo ha indicato come esempio di lingua in prosa nelle sue prose della Volgarlingue del 1525, in un periodo molto più vicino a noi, cioè all'inizio del XX secolo, del 1900, Benedetto Croce, ne scoraggiava, un autore come Benedetto Croce ne scoraggiava la lettura a favore invece delle novelle. Benedetto Croce nel 1921 scrisse un libro, La poesia di Dante, nel quale distingueva, per quanto riguarda la commedia dantesca, la poesia dalla struttura, intendendo con struttura l'architettura delle tre cantiche e quei passaggi, quei punti del testo in cui Dante si soffermava su argomentazioni dottrinali, filosofiche o teologali. Croce a questo punto invitava a concentrarsi sulla poesia e a sorvolare invece sulla struttura, sentita come l'aspetto più medievale del testo dantesco e una parte ormai superata e quasi ridondante, più arcaica. Nulla di più sbagliato, nulla di più scorretto. Un'operazione del genere non fa che costringere a una lettura miope del testo, una lettura miope che appunto lo sguardo sulla poesia, ma non sulla struttura, è una lettura miope perché in questo modo non siamo in grado di capire completamente l'opera. E una lettura miope è simile a quella dantesca, è quella che si concentra sulla struttura, sulla poesia del Decameron, cioè sulle novelle, e che sorvola invece sulla struttura del Decameron, e cioè sulla cornice. La cornice non è un'impalcatura esterna, non è un orpello esteriore e inutile, ma è parte integrante dell'opera stessa. La cornice, la struttura, è una parte fondamentale dell'opera ed è una parte fondamentale perché è il filtro attraverso il quale l'autore vuole che l'opera venga letta. È il luogo dove l'autore concentra tutte le sue osservazioni e nel quale ci fornisce delle chiavi di lettura. Il Decameron, esattamente come Commedia canzoniere, non è un'opera antologizzabile, non è un'opera per la quale siamo autorizzati a leggerne una parte a discapito di un'altra. È invece un testo fittissimo di rimandi interni, allusioni, simmetrie, il cui messaggio complessivo e corretto è possibile coglierlo solo se abbiamo la pazienza e l'intelligenza di leggerlo per intero e di far comunicare tra di loro le varie parti dell'opera. Ecco perché Boccaccio moltiplica i segni di organicità del libro e i segni di compattezza del libro, racchiudendo le novelle in un organismo ferreo e ingegnandosi a stabilire dei rimandi puntuali sia a distanza sia ravvicinati. Possiamo quindi trovare dei rimandi che ci servono per interpretare quanto noi stiamo leggendo. Mettiamo tra la prima novella della prima giornata e la seconda novella della prima giornata, ma anche tra una novella della prima giornata e una novella della decima giornata. Per una interpretazione corretta e ancorata alla realtà del testo, o potremmo dire alla verità del testo, è fondamentale studiarne anche la tradizione testuale, ovvero analizzare i codici che ce l'hanno tramandata. Non solo perché la filologia, che è, diciamo così, la scienza che tramite una prassi scientifica stabilisce il testo originale, cioè il testo che sia il più vicino possibile al testo che è uscito dalla penna dell'autore, ma anche perché attraverso la filologia e l'analisi materiale dei manoscritti, cioè l'analisi dei codici
che hanno trasmesso le opere, siamo in grado di percepire, di rintracciare, di individuare degli elementi che sono utili all'interpretazione dell'opera stessa, dell'opera letteraria. Questa operazione è ancora più vera e ancora più efficace quando siamo di fronte a degli autografi, cioè a dei testi che sono stati scritti direttamente dall'autore e non a delle copie che sono state invece scritte, copiate da un amanuense e non dall'autore. Sino agli anni 60 si pensava che non fosse sopravvissuto il codice autografo del Decameron. Si credeva che tra i vari codici che ci trasmettono il Decameron ce ne fosse uno di particolare rilievo, di particolare importanza, di particolare interesse e autorità, e cioè il codice che attualmente noi definiamo Hamilton 90 e che è conservato a Berlino. Solo nel 1962 un grande studioso di Boccaccio, Vittore Branca, venuto a conoscenza che il codice era depositato presso la biblioteca di Marburgo nella Germania occidentale, provò a chiederne il prestito che gli fu concesso. Branca quindi partì e si recò in Germania. All'epoca non era così semplice passare i confini e passare i confini alla rovescia tornando con un codice di tale importanza. Si fece consegnare il codice, se lo mise nella sua valigetta e con grande paura, timore di poter essere derubato o di poter danneggiare un codice così prezioso, lo portò in Italia e lo depositò alla Biblioteca Marciana di Venezia, dove rimase per un po' di tempo e dove ebbe modo di consultarlo dal vivo, diciamo così, insieme ad un altro studioso di Boccaccio, Piergiorgio Ricci, che da poco aveva stabilito l'autografia di un'altra opera di Boccaccio, di un altro codice di Boccaccio. Ebbene, la collaborazione tra Branca e Ricci diede come frutto la scoperta, la conferma, perché comunque c'erano dei sospetti, che il codice analizzato fosse di mano di Boccaccio. Il riconoscimento dell'autografia dell'Hamilton 90 ha segnato uno spartiacque fondamentale sia per la ricostruzione testuale del Decameron e in tempi recenti anche per la rivalutazione della sua struttura, della sua scansione narrativa. L'organizzazione e la disposizione grafica del codice rispecchiano infatti precise, diciamo così, strategie editoriali. Fatemi passare il termine, anche se la stampa non era ancora stata inventata, ovviamente. Il tipo di scrittura impiegata, questa scrittura è una scrittura semigotica. La mise in page su due colonne, quindi la sistemazione della scrittura sulla pagina su due colonne. Il grande formato, il Hamilton 90 è un codice molto grande, riflettono il modello medievale del libro scientifico e universitario. Ora, dobbiamo porci una domanda. Perché, diciamo così, travestire un'opera che all'apparenza sembrerebbe un'opera di intrattenimento da libro scientifico universitario? Questa scelta va ricollegata ai presupposti ideologici e culturali che sono alla base del Decameron e che vanno al di là degli intenti consolatori esplicitamente dichiarati nel proemio, dove leggiamo che l'autore ci dice di aver scritto quest'opera per consolare le donne. L'adozione di questa forma di libro implica la scelta di un pubblico che non coincide con il pubblico esplicitamente dichiarato nel proemio, le donne, ma indica un pubblico di
colti intellettuali, capaci di decodificare la complessa struttura dell'opera e di riconoscere la sottile trama delle fonti letterarie e filosofiche. La divisione in parti e i diversi piani narrativi che caratterizzano il Decameron sono evidenziati nell'Hamilton 90 attraverso degli aspetti grafici che verranno recepiti anche nei primi manoscritti di copia, cioè anche nei primi manoscritti che non sono stati copiati o scritti o elaborati direttamente dall'autore, ma che sono stati invece copiati da amanuensi, spesso anche amanuensi di professione. Questi sistemi grafici consistono, corrispondono ad un sistema di maiuscole di varia misura che possono essere, lo vedete nell'immagine che è qui a fianco a me, che possono essere grandi, occupare lo spazio di 2 righe, di 3 righe o anche di 4 righe. Queste lettere vergate in blu, in turchino o in rosso, che interrompono nel manoscritto il flusso continuo della scrittura e che scandiscono il passaggio da un piano testuale all'altro. Ad esempio, il passaggio dell'introduzione delle parti in cui parla l'autore alle parti in cui la parola passa alla brigata e dalla brigata alla narrazione della novella, oppure segna l'inizio, ad esempio, delle ballate. E il sistema delle maiuscole e delle minuscole è costante, cioè è sempre identico, quindi definiscono sempre il solito tipo, la solita tipologia testuale. Questo sistema, diverso sistema di grandezza delle maiuscole, attira l'attenzione su quelle parti strutturali dell'opera, quelle parti strutturali che magari Croce invece, di cui invece Croce ci aveva scoraggiato la lettura, nelle quali l'autore concentra le indicazioni dei suoi modelli, dei suoi principi e della sua ideologia. Con questo sistema Boccaccio porta in primo piano le riflessioni dei narratori che così assumono un particolare rilievo e funzionano da filtro interpretativo delle singole novelle e dell'opera nel suo complesso. Prescindendo dalla cornice, si corre insomma il rischio di avvicinarsi in modo sbagliato al Decameron, di traviesarne il senso e la portata universale. Vi ho detto che tra le novelle esistono fitti legami trasversali a distanza e a contatto. È per questo quindi che oltre ad una lettura integrale del Decameron, che abbiamo detto essere fondamentale per capirne il senso, è opportuna anche una lettura che potremmo per così dire verticale e trasversale, cioè far dialogare tra di loro tutte le novelle e andare alla ricerca di quei fitti, legami e rimandi che l'autore semina all'interno del proprio testo. È quindi una lettura attenta a cogliere e interpretare quei collegamenti tra una narrazione e l'altra e che non sono altro che la rappresentazione di una realtà variegata e sfaccettata, resa attraverso la narrazione di vicende simili, ma narrate da diversi punti di vista. Solo così Boccaccio può raccontare tutto senza escludere nulla. Dal fondo dell'abiezione, e quindi ad esempio la novella di Ser Ciappelletto, sino alla descrizione delle più alte virtù, all'esempio della più alta virtù, la decima novella della decima giornata, La Grisetta. Attraverso tutte le sfumature del genere umano. Ecco perché sono veramente innamorata del Decameron, perché il Decameron contiene un universo intero. Nel Decameron noi possiamo trovare tutto. È una continua scoperta, è una continua emozione leggere le novelle l'una dietro l'altra. Questo non significa però che a Boccaccio interessi esclusivamente o prevalentemente esplorare le infinite varianti e combinazioni dei rapporti umani e interpersonali. Non significa che l'interesse per Boccaccio sia esclusivamente ludico,
retorico, filosofico, per i mille aspetti del vivere umano, o che sia completamente privo di ogni interesse etico, o che non significa che a Boccaccio non interessi giudicare i fatti, ma solo registrarli. Questo non significa che Boccaccio non prenda mai posizione. Questo non è possibile. Sarebbe anacronistico per un autore medievale pensare che non prenda posizione. In realtà Boccaccio lascia sì il lettore libero di leggere e giudicare in autonomia, ma allo stesso tempo, proprio attraverso la cornice, somministra delle linee guida chiare a cui attenersi per poter leggere, saper leggere, saper interpretare la sua opera. Potremmo insomma dire che la cornice funziona esattamente come una bussola, ci guida attraverso la lettura. È infatti nella cornice che, giornata dopo giornata, il lettore, nella selva contraddittoria e complicata del reale rappresentato dalle novelle e dagli episodi narrati nelle novelle, ritraccia le linee guida lungo le quali indirizzare la propria lettura e a modo di interpretare correttamente quelle novelle che si sta accingendo a leggere. E per questo potremmo dire che i 10 membri della Lieta Brigata sono i veri protagonisti del Decameron e che senza l'esperienza della cornice la lettura del Decameron sarebbe falsata. Potrebbe risultare tendenziosa, ovvero si rischierebbe di accostarsi al Decameron con una lettura che falsamente privilegia un aspetto a discapito degli altri. Ho voluto soffermarmi a lungo sulla questione della cornice per 2 motivi principali. Il primo è prima di tutto perché è uno degli elementi più significativi del libro di novelle, e quindi non della raccolta di novelle, ma del libro di novelle. È l'aspetto che conferisce un senso a tutta l'opera e che abbiamo visto ne indirizza la lettura. Ma in secondo luogo ho voluto soffermarmi sulla cornice perché questo aspetto è uno dei più moderni. E difatti assente nella tradizione precedente, che vede ad esempio alcune raccolte di novelle, ma non vede libri di novelle, e è un aspetto che entra subito in crisi dopo Boccaccio, ed entra in crisi per lo zampino, perché ci mette il suo zampino, diciamo così, un amico di Boccaccio, un grande amico di Boccaccio, cioè Francesco Petrarca. Petrarca, lo leggiamo nelle sue lettere, confessa di non aver letto integralmente il Decameron, ne apprezza la cornice, abbiamo visto, e ne apprezza moltissimo l'ultima novella, la novella di Griselda. La apprezza così tanto che, decide di farne una trasposizione, traduzione in latino e di farla circolare autonomamente. Ebbene, con questa operazione Petrarca partecipa, è responsabile di tutta una tradizione novellistica successiva che rinuncia alla scrittura di libri di novelle e che invece privilegia la scrittura di novelle spicciolate, cioè di novelle che nascono singolarmente e che iniziano a circolare singolarmente. Il 400 è molto prolifico da questo punto di vista e queste novelle iniziano a circolare singolarmente, sino poi anche a riunirsi in piccoli gruppi, solitamente in gruppi composti da 2 testi, e a sentire l'esigenza, un critico di
di nome Mario Martelli, hanno sentito le novelle, a un certo punto queste novelle hanno sentito l'esigenza di vestirsi in qualche modo perché si sentivano nude e quindi decidono, le novelle vengono corredate di una piccola cornice che le raggruppa e che giustifica la loro diffusione a coppie. Insomma, potremmo dire che il Decameron segna il traguardo, il compimento della nascita del genere novella, ma allo stesso tempo stabilisce un nuovo punto di partenza di un genere che difficilmente riusciamo e riusciremo a imbrigliare in modo stabile e definitivo. Io vi saluto e vi auguro una buona lettura del Decameron e vi auguro un in bocca al lupo per i vostri studi, per il vostro anno scolastico così difficile. Se volete più informazioni su di me e sul mio dipartimento, potrete consultare il nostro sito o venirci a trovare sui nostri social. Grazie e a presto!